Ben ritornati a Rebus Questioni di Conoscenza. Questa sera ci stiamo concentrando sui fatti, ancora tutti da chiarire, secondo molti, occorsi l'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti. I tragici attentati dell'11 settembre, costati la vita a quasi 3.000 persone, 3.000 cittadini americani inermi. Facciamo questa indagine basandoci su un corposo studio, una grande inchiesta condotta dagli autori che abbiamo stasera in studio, che hanno realizzato un film dal titolo Zero. Uno dei punti chiave di questo documentario che avete realizzato riguarda queste incredibili promozioni, e cioè esponenti della nomenclatura che in quel giorno si trovavano o avrebbero dovuto trovarsi in ruoli chiave, i ruoli da cui poi si sono innescati gli errori, i mancati interventi, le coincidenze strane e preoccupanti, quelle che hanno dato luogo poi a quello che è successo, alla tragedia che è occorsa. Ebbene, questi nomi non sono stati puniti, non sono stati magari imprigionati addirittura, no, sono stati promossi con una sequenza impressionante. Perché? Allora, quando gli Stati Uniti furono proditoriamente attaccati a Pearl Harbor, sulla base di ben 8 inchieste, furono puniti e quindi rimossi per negligenza il generale Walter Short, comandante dell'esercito della difesa delle Hawaii, e l'ammiraglio Husband Kimmel, comandante in capo della flotta del Pacifico. Invece, dopo la catastrofe dell'11 settembre, nessuno, né il ministro della difesa Rumsfeld, né i responsabili del controllo civile e della difesa aerea, nessuno è stato punito né rimosso. Brigadier General W. Montague Winfield, il 10 settembre, ha chiesto al capitano Leidig di sostituirlo la mattina successiva come direttore delle operazioni. Leidig aveva appena superato il corso di abilitazione per svolgere quel compito. L'11 settembre, Winfield ha ripreso il suo posto solo dopo lo schianto dell'ultimo aereo. Capitano Charles Leidig era direttore delle operazioni all'NMCC in sostituzione di Winfield la mattina dell'11 settembre. Brigadier General David F. Worley Jr., l'11 settembre era comandante della base aerea di Andrews, la più vicina al Pentagono. Richard B. Myers, Vice Chairman del Joint Chief of Staff. In assenza del Chairman Shelton, l'11 settembre era a capo di tutte le forze armate. Il 14 settembre, dopo soli 3 giorni di indagine, l'FBI sa tutto dei dirottatori dei 4 voli. Nelle ultime 24 ore abbiamo raccolto tutti gli indizi possibili e li abbiamo usati come base per le indagini. Abbiamo parlato con molti parenti delle vittime e abbiamo identificato, credo con successo, molti dei dirottatori dei 4 voli. Io ho lavorato alle indagini sul caso Lockerbie. E ci sono voluti 2 anni per giungere alle incriminazioni, 2 anni. E nel caso dell'11 settembre, dopo soli 3 giorni, l'FBI dichiara di aver identificato i responsabili degli attacchi, nonostante i loro nomi non compaiano nelle liste dei passeggeri di quei voli. E le autopsie eseguite sui corpi rinvenuti al Pentagono non abbiano riscontrato la presenza di DNA arabo. Il 12 settembre il ministro della giustizia statunitense, signor Ashcroft, dichiara al mondo intero che è stato ritrovato il passaporto di uno degli attentatori a qualche isolato dalle macerie di Ground Zero. Ora ci dicono che tutto ciò che si trovava all'interno delle torri o è bruciato o si è dissolto in una polvere finissima. L'acciaio si è liquefatto,
ma la carta ha resistito. Viene da sorridere perché assistere a un'indagine su uno dei fatti che probabilmente ha segnato l'umanità nei tempi moderni, di più in assoluto, un'indagine svolta alla velocità della luce, lampo, con una serie di promozioni incredibili che riguardano i personaggi che, secondo così, un'opinione che non credo che sia fuori di senso, dovevano essere sottoposti a un'inchiesta durissima, forse, quantomeno per spiegare le loro responsabilità. E poi particolari come questo, del passaporto. Viene da sorridere. Queste sono le prove che ci hanno fornito. Due passaporti ritrovati, uno a qualche isolato di distanza dalle Torri Gemelle, un altro trovato sul luogo dello schianto del volo 93 in Pennsylvania, dove non si vede traccia dell'aereo, c'è una grande buca nel terreno con dei pezzettini piccolissimi e dei resti di valigie che sono stati trovati a 6 km dal luogo dell'impatto, quindi che fanno pensare più forse a un'esplosione in aria. E queste sono le due prove, insieme alla terza prova, che è una valigia, il bagaglio di Mohamed Atta, che Mohamed Atta stranamente non sarebbe riuscito a imbarcare, che è stato ritrovato tra le valigie girava, che non erano entrate sull'aereo, e che conteneva un testamento, un manuale di volo, eccetera eccetera, tutte cose abbastanza ridicole. Cioè, perché Mohamed Atta porta il suo testamento sull'aereo che sta per schiantare contro le Torri Gemelle? Non ha senso, brucerà. Immagina, non resterà alcuna traccia. Viene da sorridere di fronte a questo genere di prove. Viene da sorridere pensando che su queste prove dobbiamo affidare la nostra totale fiducia nei confronti della ricostruzione ufficiale. Ma allora viene da chiedersi spontaneamente: chi sono realmente i mandanti? Chi ha organizzato veramente quello che è successo l'11 settembre del 2001? Hanno questa organizzazione del male e hanno il capo dell'organizzazione Bin Laden, che dispone di una rete segreta nelle grotte dell'Afghanistan. Sembra il cattivo di un film di James Bond, ed è così che i media lo rappresentano. La prima videocassetta di Bin Laden giunta ai media ed usata per suggerire che Osama Bin Laden aveva rivendicato gli attacchi è una cassetta piuttosto problematica. E un'analisi ha dimostrato che era un falso, sulla base di diversi elementi. Ad esempio, nel video Osama Bin Laden porta un anello d'oro. Ma la legge islamica vieta ad un uomo di portare monili in oro. Quindi com'è possibile che il capo di uno dei più intransigenti gruppi salafisti porti un anello d'oro? Non ha alcun senso. Il video in questione, che è stato ritrovato in circostanze molto dubbie in Afghanistan, cioè in una casa che si è detto abbandonata da Al-Qaeda, è stato messo in dubbio per diverse ragioni. Ad esempio, una TV tedesca ne ha dato una traduzione alternativa completamente diversa rispetto a quella che è stata data invece dagli inquirenti americani. Stanno rivendicando il loro ruolo nell'11 settembre, ma stanno semplicemente raccontando che cosa è successo l'11 settembre. Molti degli altri video di Osama Bin Laden sono in realtà dei video che hanno una persona che parla e un audio di sottofondo che non corrisponde, o che corrisponde, sembra corrispondere molto poco a quello che in realtà le labbra stanno dicendo. Spesso mi sono sentito dire: come possiamo contestare la versione ufficiale dell'11 settembre, a parte tutto il resto, se lo stesso Osama Bin Laden ha riconosciuto a più riprese di essere stato lui? Bene, allora racconterò questo episodio. Nel 2005 la Commissione Sicurezza e Difesa del Parlamento Europeo, di cui io sono membro, fu invitata ad assistere a una proiezione speciale
realizzata dal Centro di Studi Strategici di Washington e che veniva mostrata a tutti i membri della Commissione. If you've just joined us, we are now 20 hours into what appears to be the worst terrorist attack in history, and it may not be over. A massive explosion destroyed the NATO headquarters outside Brussels. Officials have confirmed that the blast was from a nuclear device, and all surrounding structures were virtually vaporized in the blast. We're now tracking the path of that radiation. Mentre tutti noi guardavamo impressionati ciò che stava accadendo sotto i nostri occhi, improvvisamente su una delle catene televisive americane compare Osama Bin Laden. E Osama Bin Laden rivendica in questo filmato l'attentato a Bruxelles all'arma nucleare contro la sede della NATO. E in quel momento devo dire che non solo io, ma tutti noi più o meno, molti di noi, si resero improvvisamente conto della situazione assolutamente paradossale. Cioè noi stavamo guardando Osama Bin Laden in persona rivendicare un attentato che non era ancora mai esistito. The Arab World News Network has just released a tape of Al-Qaeda leader Osama bin Laden claiming responsibility. Let's go now to that tape. Today, you have seen our offer was a sign of strength and resolve. We are in the fourth year after the events of September 11th. We are stronger than ever. Qualcuno mi anticipò e sfortunatamente anticipò la domanda stessa che volevo fare anch'io, e cioè in questo modo voi ci avete mostrato che gli Osama Bin Laden che abbiamo visto in tutti questi anni potrebbero non essere mai esistiti, come non è mai esistito l'attentato all'arma nucleare contro la sede NATO di Bruxelles. Siamo stati più volte accusati a Rebus per le tematiche trattate e per la forza con cui le affrontiamo, con il desiderio di verità, qualunque essa sia, di essere complottisti. Però io inviterei i complottisti a riflettere in particolar modo su questa clip tratta dal film Zero, inchiesta sull'11 settembre, su come è facile rendere artefatto qualcosa oggi, soprattutto quando si tratta di montare una clip, un filmato. È facilissimo creare ad hoc una rivendicazione terroristica dal nulla. Così sembra. Nell'ultima versione che abbiamo fatto del film addirittura abbiamo messo a confronto un Bin Laden del 2003 con un Bin Laden del 2007. E il Bin Laden del 2003 ha questa barba grigia, quasi bianca, il Bin Laden del 2007 ha una barba nera, scura, che cresce per così invece che per così. E ha un naso completamente diverso, quindi noi non sappiamo neanche più se i Bin Laden che ci fanno vedere sono... Esiste realmente oppure esatto. No? A questo punto è lecito mettere in dubbio tutto? È lecito quantomeno fare delle domande. Ecco, quello che mi scoccia molto quando ci accusano di essere dei complottisti, noi non siamo dei complottisti, siamo delle persone che stanno facendo delle domande, le domande che la stampa, la cosiddetta stampa libera, avrebbe dovuto fare in maniera naturale. Cioè, se il sito dell'FBI non mette Bin Laden fra i responsabili del 11 settembre, io mi chiedo perché, voglio sapere, mi sembra assurdo. Ci mettono spesso a tacere dicendo, allora chi è stato? Noi non abbiamo il potere di dire chi è stato, ma è una domanda ridicola, non possono farla a me, a Franco, a Thomas, a Giulietto Chiesa, non possono chiedere a noi di dare la completa versione dei fatti. Che toccherebbe a loro. Sarebbe come se io fossi accusato di un omicidio, riuscissi a provare che in quel giorno ero da un'altra parte, dall'altra parte del mondo, quindi sono assolutamente libero di andarmi in prigione e mi dicessero no, non puoi andare via se non mi porti il responsabile dell'omicidio. Che ne so io, non c'entro io, non sono io che devo fare l'indagine per voi. Calzante, fracassi. Che poi a proposito dei complottisti, per aggiungere una cosa, anche a me scoccia molto il fatto di essere ogni volta tacciato di una cosa che non sono, i complottisti sono quelli che gli attentati li progettano. Cioè chi ha fatto l'11 settembre è il complottista.
non chi cerca di scoprire qualche cosa. E il problema è che a volte le parole sono importanti, perché ovviamente, essendo il complottista quello, il terrorista in questo caso qui, chi viene accusato di essere complottista, automaticamente la gente lo guarda con un'accezione negativa. Dice: questo è quello che sta tramando qualche cosa. Il complottista ha fatto. Stiamo arrivando al punto che anche fare domande significa mettersi in una cattiva luce. Siamo arrivati al punto in cui anche fare domande e chiedere legittimamente la verità diventa un rischio, un pericolo. Sì, diventa un pericolo, si viene accusati di ogni cosa, noi siamo stati accusati di tutto. E soprattutto si cerca di screditare le persone. Allora, io quello che chiedo a chi non è d'accordo, perché è lecito avere le opinioni più svariate, cioè non vogliamo imporre qualche cosa, però chiediamo almeno che il confronto avvenga in maniera leale e soprattutto avvenga sui fatti, non avvenga su una presa di posizione ideologica. Non è perché se io metto in discussione quello che dice l'amministrazione Bush, la verità, sono anti-americano, nessuna, sono anti qualsiasi cosa, sono amico di Bin Laden. Non è questo il modo di discutere. Il modo di discutere è entrare dentro i fatti, cercare di spiegare e soprattutto non prendersela con chi ha delle legittime curiosità, soprattutto per un avvenimento così importante come è stato l'11 settembre. Quelle 3.000 vittime meritano il nostro rispetto e in questa maniera non si dà rispetto a queste persone. Il rispetto che meritano le vittime dell'11 settembre è la verità, la ricerca di verità. Tra poco a Rebus saluteremo i nostri ospiti e anticiperemo il tema della prossima puntata. A dopo.